Eccoci di nuovo in studio. Abbiamo lanciato degli argomenti. Primo, quello sull'uso della mascherina al chiuso, oggetto del prossimo provvedimento da parte del governo, che riguarderà il primo maggio. Abbiamo parlato anche con i nostri ospiti di quella che è la situazione, con dei casi che ci sono stati di epatite acuta registrata nei bambini. Con ovviamente una situazione, adesso abbiamo sentito anche il professor Giustino Parruti da Pescara, è una situazione, dice Parruti, collegata anche ai tanti controlli che in queste ore si stanno facendo, quindi non c'è un reale dilagare della situazione. Però noi andiamo a sentire intanto il servizio a questo proposito e poi rientriamo in studio e avremo modo di commentarlo anche con i nostri ospiti, a cominciare dalla dottoressa Valeria Speca, presidente dell'Associazione Donne Medico di Ascoli. Vediamo. Un'epidemia galoppante. Crescono giorno dopo giorno i casi di epatite acuta registrata nei bambini. 10 giorni fa a Pescara è stata ricoverata e poi dimessa una bimba di 15 mesi. Ha avuto un innalzamento delle transaminasi al di sopra di quelli che sono i valori considerati come soglia. Da qui è suonato il campanello d'allarme. Anna Maria Staiano, presidente della Società Italiana di Pediatria e professoressa ordinaria, sempre di pediatria all'Università di Napoli Federico II, racconta di un cluster di epatite virale acuta in Inghilterra, non classificabile da A ad E. Una settimana fa la notizia è diventata di dominio pubblico e altre società scientifiche hanno iniziato la sorveglianza necessaria a identificare nuovi casi in tutto il mondo. Purtroppo l'epidemia sembra galoppante. Il 5 aprile i casi in Inghilterra erano 10, di cui uno con necessità di trapianto di fegato, e una settimana dopo ben 74. Si tratta di bambini principalmente tra i 2 e i 5 anni, ma anche più piccoli, come nel caso di Pescara. Ma quali sono i rischi? Quali i sintomi? E c'è un legame con il Covid? Dottoressa Speca, con la sua esperienza, la sua grande esperienza anche da pediatra, che impressione si è fatta di questa situazione, di quello che anche i dati dicono, e poi c'è una correlazione fra quelle che sono le situazioni legate al Covid e questi dati che parlano di questa epidemia, poi stabiliremo anche le dimensioni, però che riguarda i bambini. Dunque, non si tratta, condivido il parere del professor Parruti, di un'epidemia acuta. Diciamo che dal 5 aprile sono stati segnalati nel Regno Unito e in particolare in Scozia diversi casi di epatite acuta, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità adesso ha stabilito il caso, come deve definirsi caso, cioè quello che compare in un bambino al di sotto di 10 anni con sintomi gastrointestinali, che siano vomito, diarrea, nausea e dolori addominali, con dei valori delle transaminasi superiori a 500. Quindi dal 5 aprile siamo stati tutti sensibilizzati, e devo dire anche dalla nostra regione, allertati a segnalare questi casi. Però al momento in tutto il mondo, perché si sono verificati casi anche negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Spagna, in Europa in generale, ci sono stati 200 casi, quindi ancora non si può parlare di epidemia, ma possiamo semplicemente essere tutti magari più sensibili e più attenti a quello che può succedere. E, è stato visto che per esempio non c'è stato comunque il maggior numero di casi gravi è avvenuto dai bambini sotto i 5 anni, dai 2 ai 5 anni, quindi sicuramente è da escludere
la vaccinazione Covid, come qualcuno ha tentato di sottolineare, perché appunto il vaccino si va dai 5 anni in su. E questo è un dato molto importante, assolutamente, dottoressa, importante, che lei giustamente sì. chiarisce anche nelle cifre. E anche per esempio la storia dell'infezione da SARS-CoV-2 non è stata anche questa acclarata. Quello che si ipotizza è che in alcuni di questi bambini con epatite, non in tutti, in alcuni, è stata riscontrata un'infezione da adenovirus. L'adenovirus comunque è un virus che normalmente circola nei bambini e dà delle infezioni banalissime. In alcuni di questi bambini invece è stato un virus particolarmente aggressivo che ha generato una epatite acuta, un'epatite molto grave che in alcuni casi ha provocato la morte del fegato e quindi ha dovuto il bambino essere sottoposto a trapianto. Però questo avviene solamente in bambini probabilmente che hanno dei problemi di immunocompetenza. Oh, vedo collegati Elena Leonardi, Presidente della Commissione Sanità della Regione Marche, buongiorno, grazie Presidente per essere qui con noi. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. E il professor Claudio Ciferri, che è infettivologo ASL di Chieti. Buongiorno professore, intanto grazie buongiorno per essere a Vera Mattina. Non so se intanto dalla Presidente possiamo avere un quadro se per quel che riguarda la Regione Marche c'è qualche numero, qualche situazione che a questo proposito può essere illuminante. E intanto, professore, su questo concetto, che praticamente non c'è correlazione tra Covid, cioè tra vaccinazioni in particolare, e questa forma di epatite che sta riguardando i bambini, in particolare sotto i 5 anni. Non so se a questo proposito il professore ci vuole dire qualcosa. Come ha detto correttamente la collega, non c'è nessuna correlazione con le vaccinazioni e questi casi di epatite. Rimane il dubbio sulla possibilità che ci possa essere una interrelazione tra un'infezione Covid e i casi di epatite acuta, non in maniera diretta ma indiretta, perché sono state alcune segnalazioni di precedente diagnosi di Covid nei bambini e successiva infezione da questo agente ignoto, probabilmente un adenovirus, almeno da per quelli che sono stati isolati attualmente disponibili, che hanno causato questi casi di epatite. Correttamente la collega ha segnalato come la vaccinazione non è correlata con questi casi, ha segnalato come non si può parlare attualmente da un punto di vista di sanità pubblica di epidemia, ma sicuramente è una situazione di allerta, come correttamente avete detto voi, perché è una malattia che sembra si sta diffondendo e sta avendo più casi nel mondo. Per fortuna adesso abbiamo una definizione di caso e quindi riusciamo a clusterizzare gli eventi in modo poi piano piano da poter identificare l'agente biologico. Se fosse, come sembra, un adenovirus, almeno dai primi dati iniziali, sicuramente è un agente molto comune, i pediatri lo sanno bene, e quindi ci dovrebbe essere stato qualcosa che provoca questi casi di epatiti, molto probabilmente una predisposizione oppure delle condizioni particolari del soggetto. Presidente, come situazione, dicevamo, Elena Leonardi, per le Marche, per il dato che ha lei, sia per quel che riguarda naturalmente i contagi da Covid, sia per questi dati che hanno riguardato l'Abruzzo in un solo caso, in particolare fino ad ora. Chiedo scusa perché mi ero scollegata. Riguardo i casi Covid, ovviamente la situazione è fortunatamente sotto controllo. Stiamo vedendo in questi giorni un aumento del numero di contagiati anche rispetto ai tamponi, che però sono scesi anche nel numero, quindi abbiamo circa 2.000-2.500 tamponi al giorno e una media di contagi che sono ovviamente abbastanza importanti, perché chi fa il tampone o ha il sospetto rientra ovviamente in quelle che sono le
condizioni ovviamente date dal tracciamento e quindi contatto con positivi e quant'altro. Fortunatamente abbiamo pochi casi di terapia intensiva, se non ricordo male, ieri erano 6 e quindi sicuramente l'impatto ospedaliero è assolutamente sotto controllo. Riguardo la questione dell'epatite, insomma, sui bambini, sappiamo che ci sono state alcune segnalazioni da parte ovviamente dei pediatri o delle famiglie che ovviamente hanno riscontrato, insomma, i sintomi, ma fortunatamente, insomma, non ci risultano acclarate. La questione, come diceva molto bene la dottoressa all'inizio, è ovviamente attenzionata da parte della nostra ASUR e di tutto il sistema sanitario regionale proprio per essere pronti a queste eventualità. Dottoressa Speck, a questo proposito, che situazione, che consigli possiamo dare anche a chi ci ascolta, su quelle che sono poi anche le misure, le attenzioni? Poi so che avete anche preso delle iniziative in questi giorni. E la cosa più importante, prima cosa, è non creare allarmismo, ma semplicemente rivolgersi, un appello che faccio ai genitori, se c'è qualche dubbio, tipo appunto febbre, segnali particolari, dolori addominali, eccetera, rivolgersi in primis al pediatra. E il pediatra poi sarà, la persona più adatta a decidere se fare eventualmente degli accertamenti, eccetera. Nella prevenzione consigliamo ancora una volta il lavaggio delle mani. Sono stati fatti diciamo, anche degli accertamenti nei bambini che sono stati colpiti, leggevo proprio recentemente, a proposito delle abitudini alimentari o delle abitudini di vita, ma non è stato riscontrato assolutamente nulla che possa far pensare. L'unica cosa forse potrebbe essere appunto una predisposizione, una diminuzione dell'immunocompetenza. Qualcuno ha anche ipotizzato che diciamo, il lockdown, la scarsa Esposizione. esposizione appunto al virus o ai virus in generale potrebbe aver determinato questo. Però ci sono molti dubbi in merito. Siamo tutti lì pronti a vedere come sarà l'evoluzione ancora una volta, però sicuramente il lavaggio delle mani rimane il presidio fondamentale. Per quanto riguarda l'uso della mascherina di cui si è parlato, penso che sia ancora il presidio più importante e consapevole da usare, oltre le vaccinazioni, perché la vaccinazione rimane ancora una volta la cosa fondamentale, il presidio fondamentale nei confronti dell'infezione da SARS-CoV-2. E a questo proposito, dato che è presente anche il signor Ascani, diciamo, che rappresenta gli operatori delle discoteche, noi l'anno scorso come Associazione Donne Medico abbiamo fatto una campagna nei confronti dei giovani sfruttando il tormentone dell'estate dello scorso anno, della canzone di Orietta Berti, dicendo appunto con vaccino e mascherina hai risolto un bel problema. Per cui la vaccinazione rimane ancora una volta. Avevamo messo delle locandine su tutte le, diciamo, località balneari, nelle varie discoteche, nei bar, nei posti frequentati dai ragazzi per sollecitarli a questo. E per fortuna la vaccinazione ha avuto abbastanza successo, anche se ancora una parte della popolazione rimane scoperta, ma questa è la cosa fondamentale. E così come l'uso della mascherina, Diventa importantissimo. importantissimo. Ascani, a questo proposito, ha sentito la dottoressa Speca. Sì, no, 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 do pienamente ragione. Io non posso far altro che constatare che la nostra ripartenza, la ripartenza diciamo quasi nella normalità, perché non è di fatto proprio al 100%, principalmente è stata dovuta dall'aspetto vaccinale. Questo sicuramente, la mascherina, come ripeto, è un mezzo che non può in questo momento essere
sottovalutata. È ovvio che non c'è congruenza nell'utilizzo della mascherina e quindi si crea, ecco, un'altra situazione che è galoppante, è anche la situazione psicologica che dal 2020 ad oggi, insomma, siamo sottoposti per disposizioni coerenti o meno incoerenti sono state applicate. Di fatto in questo momento devo dire che l'intrattenimento di massa sta funzionando e problematiche particolari non ce ne sono. Questo non lo dico per salvaguardare la categoria, ma lo dico per un dato di fatto, per una realtà, perché altrimenti con i tracciamenti non ci si può nascondere dietro una parola, perché la verità sarebbe stata ben altra. Di fatto, quando l'intrattenimento non ha funzionato ed è stato chiuso, il problema pandemico non è stato risolto, ma questa non vuole essere da parte mia una polemica, anche questo è un dato di fatto. Come diceva anche il professor Parruti, non abbassiamo la guardia. L'importante è che le attività hanno ripreso la loro, appunto, funzione, la propria attività in maniera quasi normale. Questo per noi è una situazione prioritaria, perché è vero che si sta lavorando bene, ma è anche vero che non riusciamo sicuramente in questa stagione a recuperare ciò che è perso. Anzi, probabilmente ciò che è perso definitivamente, ed è, se andiamo a toccare questi numeri, sono dei numeri spaventosi. Professor Ucciferri, sappiamo che ci deve lasciare le rubiamo un altro intervento. Per quanto riguarda la sua posizione a proposito della mascherina, anche in attesa di quello che sarà la decisione del governo al chiuso, vedremo poi quali saranno le restrizioni, se ci sarà qualche eccezione a quelli che sembrano gli intendimenti, la sua posizione qual è, soprattutto per quel che riguarda poi l'uso della mascherina obbligatoria, in questo caso a scuola, dal 1° maggio, sì o no? Allora, la mascherina è un importante mezzo barriera, innegabile. I vaccini ci hanno consentito di poter riprendere almeno in gran parte la vita che facevamo prima della pandemia. E questo il dottor Ascani l'ha detto, ha consentito anche di riprendere le attività più ludico-ricreative. È evidente che la vaccinazione, man mano che ci allontaniamo dal virus iniziale, perde di efficacia nella protezione all'infezione, che è diverso poi dall'ospedalizzazione oppure dalla morte, che sono aspetti diversi, e quindi consente la diffusione del virus. E mi pare un pochettino illogico e irrazionale togliere tutti i mezzi barriera, che invece continuano a funzionare a prescindere da come è fatto il virus, in condizioni di più alto rischio, come sono quelle delle condizioni al chiuso. E sembrerebbe che le strutture ministeriali si stiano orientando che nelle strutture pubbliche la mascherina rimanga. Secondo me non è una posizione condivisibile, perché la mascherina dovrebbe rimanere in tutti i luoghi al chiuso o comunque nelle condizioni in cui ci possa essere contatto tra persone diverse. E un altro elemento, e questo magari approfitto anche del Presidente della Commissione Sanità, la dottoressa Leonardi, è che tante persone non stanno dichiarando la propria condizione di infezione. La diffusione degli autotest, quindi dei test che si fanno a casa, fa sì che le persone si fanno la diagnosi e continuano a fare la loro vita. Quindi i dati che attualmente vediamo, io ritengo che siano fortemente sottostimati sul numero di infezioni. La malattia si sta diffondendo molto di più di quello che appare dai dati. I dati a me non tranquillizzano. Io da operatore in ospedale inizio a vedere anche persone che arrivano in ospedale che non hanno la diagnosi fatta ufficialmente, ma che si sono fatti l'autotest, che è positivo, sono stati a casa, non hanno neanche comunicato al medico di medicina generale, tanto la malattia è poco più di un'influenza. Purtroppo non è così. Cioè, la malattia nei vaccinati è sicuramente una malattia molto più benigna di quella che abbiamo visto nel 2020, questo è indubbio, ma non è detto che la malattia, se non trattata, vada bene. Quindi è necessario l'interfaccia col medico e quindi è necessario identificare le infezioni dei soggetti per evitarne la diffusione, altrimenti noi rischiamo di passare un'estate che sarà peggio quella dello scorso, che abbiamo vissuto lo scorso anno,
proprio per la diffusione di questa moda di non comunicare la positività per non restare a casa nei 7-10 giorni che Elena la legge Leonardi, richiede. allora intanto grazie al professor Luciferri. Elena Leonardi, non so se vuole intervenire a questo proposito. Sinceramente sono d'accordo con le parole del dottore, il fatto che bisogna controllarsi. Io sono una persona che facendo una vita con molte situazioni relazionali, pur indossando sempre la FFP2, ogni tanto mi vado a fare un test in farmacia o anche in laboratorio, quindi faccio non solo il rapido, ma ogni tanto mi faccio anche il molecolare. Proprio perché abbiamo visto che la variazione che ha subito il virus ha fatto sì che sicuramente abbia nella maggior parte dei casi un impatto sulla persona contagiata di minor violenza, quindi in termini di conseguenze, ma anche una maggiore diffusività del virus. Questi sono un po' i dati che vengono raccolti. Certamente un richiamo a entrare in quelle che sono le dinamiche di conoscenze, quindi tutte quelle che sono le precauzioni anche per evitare poi di contagiare qualcun altro. Quindi se uno ha una positività non deve poter continuare a fare no, una possibile diciamo, vita relazionale che consente la diffusione del virus. Questo sicuramente sta anche e molto alla diciamo, discrezione personale, perché nel momento in cui questa opportunità è data, è ovvio che c'è chi la utilizza in maniera costruttiva. Conosco molte persone che hanno fatto l'autotest e una volta venuto positivo sono andate a farsi il tampone, diciamo, per certificare questa situazione. Sono entrati, come è corretto che sia, all'interno di un sistema di presa in carico da parte del proprio medico di medicina generale, proprio perché, pur essendo un virus che sta avendo un effetto fortunatamente depotenziato sulla maggior parte delle persone contagiate, è pur vero che continua ad avere una sua pericolosità, continua a poter avere un organismo che viene infettato, che può avere anche conseguenze gravi, come insomma è stato nelle prime ondate, per cui è giusto ed è importante che ci sia una responsabilità soggettiva, una responsabilità personale e che non venga così generalmente presa sotto gamba una possibile situazione di contagio. Questo è un appello, io lo dico, che anche a livello istituzionale facciamo quotidianamente, cioè la presa di coscienza e la responsabilità soggettiva che abbiamo visto al di là e a fianco di tutte quelle che sono state le norme, le E restrizioni, le questo imposizioni, è ha camminato sempre un anche concetto molto molto sulla. importante, quello di Sì. personalizzare anche poi quelle che sono le decisioni anche con il buonsenso, con l'attenzione, con le misure che variano poi anche a seconda di quelli che sono i rischi che in quel momento si corrono. Dottoressa Speca, lei la chiusura. Abbiamo visto tanti aspetti di questo virus in questo momento, anche dei numeri con dei casi, però poi ci sono anche tanti bambini che hanno superato il virus quasi senza accorgersene. Non so se per la sua esperienza anche questo dato può essere portato proprio in chiusura di trasmissione. Diciamo che è vero che grazie alle vaccinazioni molti casi, molti bambini l'hanno avuto in forma leggera, raffreddore e tosse, però c'è da dire che anche nella nostra regione, come sottolineava giustamente la dottoressa Leonardi, ci sono stati anche dei casi più importanti e ci sono stati anche dei casi di, diciamo così, quella sindrome infiammatoria post-Covid che è temibile. E quello che invece vorrei ancora sottolineare è l'importanza della vaccinazione. Ancora siamo indietro, i numeri sono bassi nella vaccinazione dei bambini e bisogna invece battere questo tasso, bisogna cercare di coprire la maggior parte dei bambini per la vaccinazione per il Covid, perché inevitabilmente se il bambino si infetta e si infetta a scuola, anche perché adesso i bambini possono, i contatti dei positivi tornano a scuola, non devono stare
non possono stare, non devono stare più in quarantena secondo le nuove normative, e quindi c'è la possibilità di contagiare nonni, zii, genitori e quant'altro. Quindi ancora una volta dobbiamo battere sulla vaccinazione, perché i contagi ancora ci sono e ce ne sono tanti. Perfetto. Ieri, scusi, ma l'ultima, una bambina di 2 mesi e mezzo, mi hanno telefonato, mi ha chiamato la mamma, 37,2 di temperatura, la mamma vaccinata, ho chiesto a questo punto facciamo un tampone, hanno fatto il tampone, tutti e due positivi, quindi cioè, il Covid non risparmia nessuno, anche i lattantini piccolini hanno, la bambina per tranquillità di tutti sta bene, non ha nessun problema, è stata visitata. E però insomma, ripeto, la vaccinazione va fatta in modo tale che il virus circoli sempre meno. Grazie, grazie davvero a Valeria Speca, presidente dell'associazione Donne Medico di Ascoli, grazie naturalmente a Elena Leonardi, presidente della Commissione Sanità della Regione Marche, al professor Ucciferri che è stato con noi da Chieti in questo caso, grazie. Grazie davvero professore Claudio Ucciferri, infettivologo della ASL di Chieti, grazie professore e grazie a Aldo Ascani, imprenditore della Movida Marchigiana. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguiti in questo spazio dedicato al Covid. Adesso non andate via perché abbiamo dopo la pubblicità, cambiando completamente argomento, parleremo anche di MIS e di nuovi lavori che in questo momento comunque non si sono fermati e che speriamo che possano poi proseguire, e questo significherebbe che il virus sta permettendo anche tanti incontri all'aperto anche per attività diverse. Tra poco la pubblicità. Grazie, grazie di nuovo ai nostri ospiti.